Benvenuti al Nerd è Servito. Nel menu di oggi, anime, serie TV, action figure e mutanti. Ah, ovviamente tutto in salsa nerd. E non finisce qua. Soma Yukihira è tornato dietro i fornelli a creare nuovi squisiti piatti per la quinta stagione di Food Wars, solo per palati fini. C'è una nuova razza di mutanti in città, The New Mutants. È una questione di geni. Manca davvero poco alla quarta stagione della Casa di Carta. Cosa sappiamo del prossimo colpo di Tokyo, Ryo e il professore? Da Mazinga Z a Daitan 3, i robottoni hanno fatto parte della nostra infanzia e oggi il maestro ci porterà delle action figures spaziali. Problemi col vostro smartphone? Forse avete preso un malware o un mostro? Chiamate GlitchTex. Disney Plus è approdato in Italia e ha un mucchio di esclusive dalla sua parte. Ne parliamo con il rinoceronte. Final Fantasy XV è entrato a far parte di Xbox Game Pass. Serviva un ulteriore incentivo per giocarlo? Oggi siamo pieni di argomenti. Facciamoci largo a spintoni in questa nuova puntata di Crossover Universo Nerd. Ragazzi, a me è venuta fame. Davvero, non avrei mai detto. Ma se abbiamo appena cominciato. Se arriva, arriva. Ma non è che senti il profumo della quinta stagione di Food Wars? Forse l'ultima stagione di Soma e i suoi compagni nell'Accademia Culinaria Totsuki. L'unico anime che solletica il palato, Food Wars. Dal debutto avvenuto nel 2012 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il manga Food Wars Shokugeki no Soma ha visto un successo incredibile con oltre 20 milioni di copie vendute, grazie anche al sempre crescente interesse verso i format di cucina. Nel 2015 ha visto la luce la serie animata, che ora è quasi giunta alla sua quinta e ultima stagione. Arriverà nel mese di aprile in streaming su Crunchyroll, mentre su Netflix è possibile recuperare le prime due stagioni. Il manga invece si è concluso l'anno scorso con il 36esimo tankobon, mentre in Italia siamo fermi al volume 31. Il protagonista è Soma, un ragazzo di 15 anni con un sogno, superare in bravura suo padre e diventare lo chef dello Yukihira, il ristorante di famiglia. Soma sfida suo padre ogni giorno, senza successo, finché il padre non lo iscrive a sua insaputa al liceo Totsuki, una scuola di cucina d'élite dove soltanto il 10% degli studenti riesce a superare il primo anno e solo dopo aver affinato le proprie capacità culinarie attraverso lezioni durissime e sfide ai fornelli. I piatti, almeno nelle prime stagioni, non sono cucinati a caso. La chef e conduttrice Yuki Morisaki ha fatto da consulente e ha studiato personalmente le ricette. Nelle ultime stagioni, invece, la cucina ha preso una piega più fantasiosa e adrenalinica. Ciò non toglie che Food Wars saprà mettervi un feroce appetito se visto a stomaco vuoto, quindi ne consigliamo la visione solo dopo i pasti. Partiamo dagli X-Men, che sul grande schermo sono sempre stati piuttosto... Ecco. No. Definizione cinematografica. Suo significa altalenanti. Ma tra grandi incassi e incredibili flop commerciali, i mutanti della Marvel non hanno mai trovato una vera e propria direzione nell'universo cinematografico. Nonostante il reboot con l'ingresso nel cast artistico di attoroni come Michael Fassbender e James McAvoy, la saga sembra essere arrivata ad un punto morto. A parte il gigantesco successo di Logan, che bello, insomma, io l'ho amato. Esatto, questo lato sì. Terribile. Comunque è stato sicuramente il degno finale di un personaggio che insomma tutti hanno amato. Concordo assolutamente. Ma adesso la 20th Century Fox cambia le carte in tavola con un nuovo lungometraggio ambientato nell'universo degli X-Men, The New Mutants. Nel cast ritroviamo anche delle vecchie conoscenze con la grandissima Maisie Williams. Ma speriamo di non ritrovare gli estranei anche qui. Sì, tra l'altro, esatto. Ma mi sa che qui il pericolo più grande sono gli umani. Beh, se fino ad adesso bisognava essere un po' di bocca buona per apprezzare gli X-Men, magari questa volta saremo davanti a una portata gourmet. Marvel è ormai sinonimo del mix di azione e adrenalina che negli ultimi anni ha segnato il Marvel Cinematic Universe, ma con The New Mutants si cambia decisamente rotta. Non mancherà di certo l'azione, ma il film è stato pensato e realizzato per essere un vero e proprio horror, sulla scia di film di successo come il remake di It.
Cinque giovani mutanti, scoperte le proprie incredibili capacità mentre si trovano confinati in una struttura segreta contro la loro volontà, combattono per sfuggire alle colpe del proprio passato e salvare se stessi. Tutti voi siete pericolosi. Per questo siete qui. Scritto da Nate Leigh e Josh Boone e diretto da quest'ultimo, The New Mutants ha fin da subito attirato l'attenzione della 20th Century Fox. Dalla fine delle sue riprese, però, il film sembra aver vissuto un vero e proprio incubo. Ma andiamo con ordine. Boone era riuscito a ottenere l'ingaggio da parte della Fox già nel lontano 2015, con le selezioni del cast e il successivo annuncio, neanche un anno dopo, di grandi nomi del momento come Maisie Williams e Charlie Heaton. L'iniziale data d'uscita venne fissata per l'aprile del 2018, dopo che, a riprese ormai concluse, la Fox aveva chiesto dei piccoli reshooting per accentuare la componente horror del film. Da lì, il crollo. Cos'è questo posto? Non è un ospedale. È una casa stregata. Dopo l'acquisizione da parte di Disney della compagnia californiana, i reshooting vennero continuamente rinviati, così come la data d'uscita, spostata all'agosto del 2019, data che però venne scartata per evitare accavallamenti con il calendario Disney. Dopo alcune indiscrezioni sul malcontento attorno al film, vennero attuate nuove modifiche per renderlo ancora più terrificante e in linea con l'universo cinematografico Marvel, ma soprattutto per rimuovere ogni riferimento ai precedenti capitoli degli X-Men. Tu hai paura, me lo ricordo. L'intenzione originaria di The New Mutants era infatti quella di posizionarsi nella stessa timeline di X-Men Apocalypse, addirittura con la presenza del professor Xavier. La strada per approdare al cinema si è fatta lunga e il momento non è ancora giunto, ma confidiamo che l'attesa non sarà stata vana. Ok, qui c'è qualcosa di veramente magico. Ogni volta che dobbiamo parlare di argomenti Disney compare il rinoceronte. Sei una fatina. No, sono solo libro paga, quindi hanno comprato un po' tutto. Esatto, Disney, esatto. E sono qui per parlarvi di Disney Plus, che sta arrivando proprio in questi giorni. E allora facciamo un applauso al rinoceronte. Così. Un applauso immeritato. Immeritatissimo. Sì, alla Disney. Perché vuoi essere comprato anche tu da Disney Plus. Esatto. Allora, quali sono le più grosse novità? Tutti sono in attesa perché prima di tutto arriverà il Mandaloriano di Guerre Stellari, che nessuno ha ancora visto, e infatti ci siamo tutti tesi per sapere cosa accadrà. Poi ci saranno le serie Marvel, quindi Loki. Falcon. Molto bene. Non dirlo troppo perché Edo si agita, che se non si parla di Batman inizia. Vero. Se parli di Loki penso alla medicina. No. Credo che non sia mai stata fatta questa battuta. Vero? Allora, Comunque appartiene alla Disney da adesso. Ha comprato anche documentari, la Fox addirittura. Quindi i Simpson? I Simpson. Oh, ci sono. È veramente una cosa mitica. Assolutamente, ottimo Yogi. La questione però è che adesso un sacco di personaggi che prima non erano Disney di colpo lo sono, quindi abbiamo un sacco di principesse in più. Lei ad esempio è ufficialmente una principessa Disney, ma anche la regina di Alien, molto bene, è sangue nobile Disney. Uno invece dei desideri che i fan volevano da tempo era Anastasia. Che tutti si confondono sempre. Principessa Disney preferita, Anastasia. No, non è Disney. Adesso puoi dirlo. Ganata, ma anche le D209 di Robocop è una principessa Disney. Tecnicamente sì. Molto bene. E anche Stewie. Anche Meg Griffin o Martin Prince dei Simpson. Martin Prince è un principe, giustamente. Quindi Maschelli di X-File. Insomma, un sacco di donne che devono risolvere un sacco di situazioni. Un po' come la protagonista di Glitch Tex, il nuovo cartone animato di Nickelodeon, giusto? Esatto. Ok, non facciamo casini perché potrebbe diventare la Disney entro la fine puntata. Ah, ottimo. Glitch Tex, qual è la particolarità? È che a me ricorda molto Ghostbuster, perché parla di questi due ragazzi che vengono chiamati in caso un boss di fine livello di un videogioco scappi dalla console e faccia casino. Nella realtà. Nella realtà, okay. Assolutamente. Quindi ci sono un sacco di questi di riferimenti a anni 80, soprattutto perché i boss finali sono pixellosi e al limite dell'infrangimento di copyright, perché ovviamente i rimandi sono tantissimi. Glitch Tex è già arrivato in Italia da pochissimo.
e sta appassionando molto i giovani virgulti che lo seguono, perché appunto c'è questo ricambio molto, molto veloce di situazioni. Dura pochissimo, il solito format da 11 minuti lanciato da Adventure Time, e sta avendo un sacco di successo per questo. Vediamo. Vediamo. Chissà che cosa accade quando un videogioco comincia a buggare. Avete dei figli e dopo un mese a casa da scuola non sapete più come tenerli a bada? Glitch Tex, la nuova serie animata in streaming su Netflix, potrebbe fare al caso vostro. Le nuove generazioni vivono in simbiosi con la tecnologia, quindi il tema di questo cartoon è perfetto. Hector Forza 5 e Miko Kubota trovano lavoro presso un negozio di videogiochi, ma è solo una facciata. Il loro compito in realtà è quello di contrastare l'invasione di mostri che dai videogiochi si stanno trasferendo nel mondo reale. Glitch Tex è un cartoon per ragazzi nato come produzione Nickelodeon, che ha una lunga esperienza in questo campo, ma la sua messa in onda è stata prima cancellata e poi spostata su Netflix. E per fortuna, visto che si tratta della migliore serie uscita dai Nickelodeon Animation Studios negli ultimi anni, ed è doppiato ottimamente anche in italiano. Ma passiamo adesso a uno dei capisaldi di Netflix, invece, una serie che è diventata una delle più amate e attese del panorama televisivo digitale, non so perché. Beh, la sigla è bella, devo ammettere. E anche il padiglione che c'era Luca, perché c'erano file chilometriche per entrare. Intenso, adrenalinico e action, La Casa di Carta ci ha lasciati col fiato sospeso dopo l'ultimo incredibile finale di stagione. Ma le imprese criminali del professor e della sua banda di rapinatori non sono ancora finite e stanno tornando con una nuova, eccitante quarta stagione. Anche grazie ad una poderosa campagna pubblicitaria fatta sui social e su Instagram, eh? Sì, infatti l'account della Casa de Papel è stato hackerato dall'antagonista principale del professore, l'ispettrice Alicia Serra. Già, e ha riassunto i principali avvenimenti della terza stagione in un inquietante video promozionale. Insomma, le premesse per una grande stagione ci sono tutte. Al suo esordio forse nessuno avrebbe mai scommesso che sarebbe diventata un cult, ma dopo tre stagioni di successo, La Casa di Carta è pronta a tornare con una quarta stagione, che da subito promette adrenalina e caos in stile Tarantino. Del resto, Alex Pina, l'ideatore della serie, ha sempre dichiarato come ad averlo ispirato fossero proprio le iene di Quentin Tarantino. E infatti, all'inizio, le otto persone reclutate dal professore hanno ognuna un nome in codice legato a una città, il primo chiaro omaggio ai nomi in codice delle iene. Lo scopo della banda è mettere a segno una rapina alla Zecca Nazionale di Madrid e stampare più di 2 miliardi di euro con la collaborazione degli ostaggi. Cosa rapineremo? Rapineremo la Zecca di Stato. Le prime due stagioni seguono questa impresa e la successiva fuga. Il terzo capitolo, invece, è incentrato sul salvataggio di uno dei banditi intercettato dalle autorità di Panama e sulla nuova missione del gruppo. Come lo salviamo, Rio? Facendo molto rumore. Definita da subito come una serie populista per i discorsi motivazionali del professore, io vivo pensando a questo da moltissimo tempo. Così non dovrò più lavorare. E per la sua ambiguità morale, La Casa di Carta non si toglierà questa nomea nemmeno con la quarta stagione, girata, almeno apparentemente, tutta in interni. Ho perso le telecamere all'interno della banca. Siete soli. Come dichiarato dallo stesso Pina, il nucleo della storia resta la delusione nei confronti del governo spagnolo e delle sue politiche. E nonostante i detrattori la definiscano una serie dalle dinamiche da fiction italiana al limite della soap opera, La Casa de Papel resta in assoluto il prodotto Netflix, non in lingua inglese, più seguito di sempre. Se saprà tenere fede alle promesse, lo scopriremo dal 3 aprile. Questa è molto più di una rapina e tu lo sai bene. Allora, dopo aver visto La Casa di Carta, ho voluto pensare ad altro e diamo il benvenuto al gran maestro Andrea. Benvenuto. E mi chiedevo, a proposito, tu hai un cavò
per tenere tutti i tuoi tesori. Ecco, ce l'hai dei vecchi scrignoni, ne hai aperto uno, cosa sono usciti? I robottoni? Sono usciti i robottoni, esattamente, quello da dove tutto è iniziato. E allora io chiamerei Gio Pastore a riprendere questa meraviglia. Quindi riprendiamo tutto. Dobbiamo ringraziare loro se adesso sei un collezionista. Ho da ringraziare per la colpa, dipende dai punti di vista, esatto. E qui vi ho portato un esempio di vari modelli, sempre prodotti da Tamash Nation, quindi il gruppo Bandai, per la linea proprio Solve Chogokin, che identifica il nome proprio dei robot, quindi di questa linea robot. Qui abbiamo la linea GX, che è quella diciamo più imponente, qua vi ho portato due esemplari massicci, quindi che a me piacciono particolarmente, che sono appunto il Daltanius e il Datan 3, perché la particolarità di questi due, per esempio, è che sono dei trasformabili. Ah. Quindi questi erano famosi robot trasformabili, okay, che si univano, quindi tre robot che si univano, okay, nel caso appunto del Daltanius, insieme, e proprio questo è composto da tre robot a che tutti bello gli effetti. Quindi puoi lo modificare. Esatto. Lo puoi anche trasformare, quindi lo puoi anche togliere, okay, fare, quindi riottenere il leone, riottenere l'astronave e la parte superiore. Bello, mi ricordo che si univano insieme. Ma io rompo sempre le scatole perché ne vedo altri, quindi mi accaparro le cose. Quella è una nuova linea. È una nuova linea, quindi è sempre il Daitan 3, esatto, quindi fa sempre parte della linea, diciamo, Chogokin, e della linea Full Action. Full Action perché? Perché questo allora è un trasformabile, però è poco posabile, quindi è abbastanza legato. Ok, quindi, statico più. Statico, cioè non tanto, ma è legato, quindi non puoi fare tante pose. Quello invece non è un trasformabile, però è completamente posabile, quindi hanno aggiunto delle giunture, anche perché a livello di produzione negli anni c'è una bella differenza. Questo adesso non mi ricordo esattamente quando è stato prodotto, però sono passati parecchi anni, quindi anche l'evoluzione tecnologica nella redazione è progredita, cresciuta. Certo. Ma non vedo pezzi in più? Non vedo pezzi in più perché sono tutti nella scatola e qua sono veramente tanti, E poi hanno fatto anche la linea DC, quindi come dire Dynamic Classic, quindi stanno riprendendo i vari robot, quindi qua abbiamo appunto il Goldrake, questo una versione un pochettino più moderna. Questa è una versione ancora più vecchia, perché sono gli SRC. Mm-hmm. E si muove tutto? Si muove tutto. Goldrake per noi, Grandizer. Grandizer, eccetera, qua abbiamo il famoso Jig. E cosa abbiamo di ultime uscite? Le ultime uscite, ve l'ho portate qua, abbiamo la chicca, che sono il Getter 2 e il Getter 3 per la linea appunto Dynamic Classic. Andrea, ma posso tipo fare un salto stile paperone paperoni nel tuo cavo delle acciughe? Le devo riorganizzare, dai. Io le voglio tutte. A proposito, sapete che esiste un servizio gaming di cui Edo è super esperto, che si chiama Xbox Game Pass. Che vi offre la possibilità di una serie infinita di giochi da prendere, da poter collezionare, da poter vivere. Ma tu non vorrai mica dirmi che hanno appena aggiunto Final Fantasy XV, no? Perché io mi ci tuffo subito. No, io mi alzo. Sai dove vado a prendere il costume, perché voglio tuffarmi anch'io nel mare magnum di questa infinità di giochi. Se non l'avete ancora giocato, non sapete cosa vi siete persi, ma siete ancora in tempo, vediamolo. Final Fantasy XV va ad aggiungersi al già vasto parco titoli offerto da Xbox Game Pass, il servizio di gaming ad abbonamento di casa Microsoft, e lo fa con la versione Royal Edition, che include tutte le espansioni presenti all'interno del Season Pass. Potremo quindi immergerci completamente nel mondo di Final Fantasy XV per scoprirne i minimi dettagli, anche le scene e i minigiochi inizialmente tagliati e reinseriti successivamente nei tre DLC presenti in questa versione: Episode Gladio, Ignis e Prompto. Final Fantasy XV è un titolo unico nel suo genere, capace di offrire al giocatore l'adrenalina di un gioco action, unita alle fantastiche emozioni che solo un Final Fantasy può offrire. Di fatto è il primo titolo della serie che abbandona totalmente la meccanica dei combattimenti a turni in favore di un sistema di combattimento più frenetico, che dà il meglio di sé se giocato a 60 frame al secondo su Xbox One X oppure su PC, visto che entrambe le versioni sono disponibili all'interno del Game Pass. Un must have per tutti gli amanti degli action RPG. Dopotutto, ne varrebbe la pena anche solo per ascoltare le fantastiche musiche della saga viaggiando a bordo della Regalia. E sullo store online di GameStop, fino al 17 aprile, trovi Xbox One S 1TB con Gears 5 a €229,98.
E diamo il benvenuto al nostro Marco di Sherwood. Ciao Marco, benvenuto direttamente dalla foresta esatto. Invece di Frate Tax sei venuto tu. Ci porti buone nuove. Cosa fai tu in Sherwood? Allora, in Sherwood mi occupo di tutta la parte legata alla comunicazione e in particolare a un progetto speciale legato a talent e influencer. Ovvero, l'obiettivo è quello di portare i talent a viaggiare con alcuni membri della loro community. E quindi in questo caso si parla di noi. Esatto, proprio di voi. Volevo, amico mio, proprio voi, esattamente. Esatto, quindi c'è la possibilità fisicamente di viaggiare insieme ad alcuni di noi. Esatto. Che erano stati in parte spoilerati, ma adesso possiamo... Li spoileriamo per bene. Quindi partendo dalla nostra destra, da appunto Jessica. Ciao a tutti. Prima. E ci dispiace, per voi. Senti. Perché sei al velo? Dovrei sorbirti tutte le mie informazioni riguardanti Star Wars e le interrogazioni. Perché il secondo, è Edo, che andrà in Tunisia e non vede l'ora. Non vedrò l'ora. E invece Marco, il terzo membro del gruppo. Sarà Micole, che oggi non c'è, però... Esatto, sarà la nostra Micole. Grande Mick. Povero me! Esatto. Tranquillo, siamo in due, non ti preoccupare, ci faremo compagnia. Amico mio. Ma dove? Allora, luogo Tunisia, ovviamente, in questo caso, e sarà un tour di circa 8 giorni in cui ripercorriamo tutte le, diciamo, sketch più celebri di quello che è stato appunto Guerre Stellari, in particolare... Diciamo la saga quella vecchia per i veri appassionati, l'unica, esatto, la quarta, la quinta e il sesto episodio appunto. E faremo molte attività sia legate appunto ad andare nei veri luoghi, vedere come è stato girato eccetera, e anche attività un po' più interattive, quindi come una passeggiata in cammello, la notte nel deserto a vedere le stelle, combattimento, diciamo, laser di notte sui cammelli, esattamente come nel film, esatto. Meraviglioso. E questo, diciamo, sarà il nostro tour, più o meno di 8 giorni. Bene, quindi ringraziamo il nostro Marco e ringraziamo Sherwood che fa una partnership, quindi un crossover con crossover. Questa cosa è meravigliosa. Noi diamo l'appuntamento a settimana prossima con Crossover Universo Nerdy, il programma che dà voce alle vostre passioni.